Buonasera a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con l'arte. Ma che cos'è oggi l'arte? Per moltissimo tempo l'arte ha imitato la realtà, cercando di rappresentarla in modo perfetto. E per molti di noi guardare un'opera d'arte e dire sembra vera è il più grande complimento che si possa fare. Quindi ci chiediamo perché da un certo punto in poi l'arte ha smesso di imitare la realtà e le opere sono diventate sempre più strane, sempre più irreali. Che cosa è successo a questi artisti? Non sapevano più disegnare oppure si erano tutti impazziti? Beh, fermo restando il fatto che gli artisti sono sempre tutti un po' pazzi, diciamo che c'è stata l'invenzione di uno straordinario marchingegno che ha rivoluzionato il nostro modo di guardare la realtà e di conseguenza ha rivoluzionato l'arte, la macchina fotografica. Questa invenzione, che avrebbe potuto distruggere l'arte facendole una concorrenza sleale, di fatto le ha fatto un grandissimo favore perché l'ha liberata finalmente dall'obbligo di rappresentare la realtà in modo perfetto e l'ha resa libera di rappresentare tutto quel mondo invisibile che è il mondo delle emozioni, delle sensazioni, il mondo dei sogni, il mondo interiore. Quindi l'arte cambia completamente. I colori e le forme non devono più rappresentare qualcosa di reale, quindi di facilmente riconoscibile. E questo all'inizio un po' destabilizza, tant'è vero che i movimenti artistici dalla fine dell'Ottocento, ma soprattutto dall'inizio del Novecento, non vengono subito capiti, a volte vengono osteggiati. Hitler la chiamava arte degenerata. E queste emozioni attraverso i colori, da Van Gogh e Gauguin alla fine dell'Ottocento in poi, quindi dalla gioia di vivere di Matisse con i Fauve all'angoscia e la paura dell'espressionismo tedesco di Kirchner, un volto può essere blu, un mare può essere rosso, una forma può essere scomposta in mille parti, come nelle opere cubiste di Braque e Picasso, ma anche un gatto può volare, come nelle opere fiabesche di Chagall, o un collo si può allungare come nei ritratti di Modigliani, e la realtà viene sempre più deformata fino a scomparire del tutto con l'avvento dell'astrattismo di Kandinsky. Ecco, in questa rubrica Onda d'arte noi cerchiamo proprio di dare un significato a tutta quell'arte dai primi del Novecento con le avanguardie fino ai giorni nostri, che sembra non avere nessun significato. Io quindi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Onda d'Arte, anzi alla prossima ondata di arte. Ciao!